Ciao a tutti, il monastero di Akbat alle nostre spalle, patrimonio UNESCO, di una bellezza straordinaria. Abbiamo dormito per una volta vicini al luogo che abbiamo visitato e qui adesso Amedeo ci mostra in direzione prendiamo oggi. Ieri siamo entrati a questo border e ci siamo fermati qua ad Akbat. Adesso andiamo al monastero di Sanain qua, dopodiché prenderemo questa strada che ci porterà oggi a Gyumri. E dopodiché vediamo cosa fare, se ci fermiamo qua o facciamo qualcos'altro. Andiamo a visitare la Fortezza Nera? Sì, qua c'è la Fortezza Nera che non è segnata, comunque qua in centro. E poi prenderemo una decisione su come affrontare il resto dell'Armenia. Se andiamo a Yerevan subito e dopo facciamo un anello, cioè un mezzo anello, oppure facciamo un anello intero e riutilizziamo la stessa strada. Ci siamo dimenticati di mettere la copertura sulle pelli stanotte per la prima volta. Questo vuol dire che viaggeremo tutto il giorno col sedere bagnato. Bisognerà smontarlo quando ci fermiamo. Vai, vai. Ciao. Guardate che magnifico spettacolo questa gola. Cioè il cimitero in mezzo alla strada, cioè. Resti di qualche industria sovietica. Però in piedi tutte queste strutture di epoca sovietica, questi mostri brutali. È iniziata la salita al monastero di Sinain. Iniziamo bene. Waz! Che spettacolo! Vecchia ambulanza sovietica. Avevano detto che l'Armenia ha delle strade un po' così. Magari fra uno o due anni sarà tutto asfaltato qua. Sono delle voragini. Ecco, io le strade in Armenia me le ricordavo così tutte. Erano un pochino più spiacevoli con la Classic 500 quando ci sono venuto io. Siamo arrivati al monastero di Sanain, anche questo come quello di Akbat di ieri. Sono insieme al patrimonio UNESCO. Esatto, come gli unici visitatori per ora. Anche del decimo secolo, perché stavano rifacendo la strada e stamattina c'erano dei tipi che ci hanno detto che non sono venuti perché la strada era in rifacimento. Beh, avete visto. E adesso ci vediamo un'occhiata dentro a questo bellissimo posto. Siamo appena usciti dal monastero di Sanain, c'è una bellissima Waz con tanica di gas lì dietro, pronta a saltare in aria, mitica. Adesso vediamo di andare al prossima tappa, che ovviamente è un monastero, come quella dopo. Qua tutti salutano. No, è questo? Un MiG sovietico, bellissimo, così nel nulla. Madonna che buchi che ci sono. Ma è così la strada in Kazakistan, quella lunghissima che mi dicevi, con rettilineo ipnotico? No, la strada per Artyau in Kazakistan che porta ad Astrakhan è molto più schifosa di questa. Ci sono dei solchi, saranno profondi mezzo metro.
Io so che credo che la stiano rifacendo, ma nel 2018 era ancora tutto uno schifo. Dovuti al passaggio dei mezzi pesanti. Camion. Dai, pensare che questa è la strada principale che porta da Yerevan a Tbilisi. Paesetto. 100 persone, dai. 3 persone. Sì. Secondo me qua era stato asfaltato, ma all'epoca dell'Unione Sovietica. Sì, perché ci sono dei pezzi tipo di cemento, ovvero di cemento, mezzo asfalto. Io sta roba me la ricordo con la Royal Enfield, sto passaggio. Pensate quel poveretto di me stesso, da giovane, che veniva su di qua con la Royal Enfield per andare a vedere monasteri da solo, senza la Francesca. Era molto più brutto, sì. Viaggiare da soli fa veramente schifo. E come fanno con la Teneré? Sicuramente è molto più comodo col Teneré, indubbiamente più comodo. Su questo non c'è, salviamo su ste strade, non esiste neanche paragone. Certo, era... Leggevo che ci sono più armeni espatriati di quanti armeni abitino l'Armenia attualmente. Fa il doppio. Secondo me è veramente qua non ci viene un cane di nessuno. Sì, questa è l'unica strada che porta al monastero, però adesso vediamo. Che c***o è qua anche? Una fermata dell'autobus. Non so, perché vedo comunque delle tracce. Ma cos'è sto posto? 1905, 1000... Ah, è un memoriale della grande guerra patriottica. C'è scritto 1941-1945. Nei paesi dell'ex Unione Sovietica non si chiama Seconda Guerra Mondiale, ma si chiama la grande guerra patriottica. Vedere. Beh, c'è una fontana, possiamo bere anche un po' d'acqua qua. Sì, e tutti i memoriali sono. No, vabbè. 1916, quindi genocidio armeno, c'è la grande guerra patriottica, c'è la stella con l'oro, eccolo qua sotto il monastero. Allora, fin qua nessun problema. È gay, mi è morto la moto. Quanta gente! Che bello! Sì, la strada destra era terribile. Ti è venuta fame? Fra questa fatica di strada. È vero? Henvang. Sì, che è una segnata come strada gialla. Che è la strada che abbiamo fatto adesso? Sì. Che è gialla. Da qua? Facciamo così e andiamo in questa direzione qua, facendo questa strada qua e così. Sarai bellissima con quel casco rispetto ad avere il modulare con cui volevi partire. Sarei stata molto più comoda con il modulare. Ma sì. Comodità versus estetica. L'estetica vince su tutto, ricordatelo. Estetica sovietica. Cazzo poco. Cazzo. Lungo il cammino, ma chiara è la meta. Vade retro Satan. Vade retro Satan. Era una canzone che c'era
che cantavano i crociati in Brancaleone alle crociate, uno dei film più belli della storia, col mitico Vittorio Gassman. La Royal Enfield, mamma mia, con tutte quelle buche, strada distrutta. Però è vero. Forse Francesca ha davvero un problema col cavalletto. Se noi teniamo la prima e mettiamo in moto la moto, guardate quanto poco basta per attivarlo. Non so, perché se guardi il mio, cavolo, vai molto più giù. Il problema è che mi si è spenta la moto diverse volte dopo aver preso delle buche. Magari anche mi si è spenta la moto prima di una discesa brutta. Quindi è molto pericoloso la cosa. Vi faremo vedere magari stasera o domani, capiamo quando. Tanto non dovremmo fare altro fuori strada, come staccare quella cosa lì. Funziona sta roba, secondo te? Sono veramente un animale. Viso dopo. Francesca animale. Nicole, ho preso queste pesche ieri sera, voglio mangiarmele. Che stai? Buona. Grande questo cimitero, è immenso. Proprio adesso arrivo, sto ascoltando Morgane di Michela Murcia, che era Tagliaferri, e c'era la voce di Michela Murcia e... Ancora non ci posso credere che non è più tra noi. Questo sembra l'ingresso di un sito in Turchia. No, non me lo sapevo che era tomba. Ok. Aspetta che dobbiamo riprenderci dalla salita. Esatto, un paio di gradini c'ha già. Siamo arrivati alla Fortezza Nera. Perché il nome Fortezza Nera lo trovo suggestivo, evocativo, poi non avevo voluto vedere solo la foto su internet, per cui mi ero fatta tutta un'immagine di una sorta di castello, non so, medievale. Castello nero in mezzo, in una vallata, in mezzo al nulla, in un posto impervio. Insomma, quando si lavora di fantasia, no? Di immaginazione. Poi arrivo qua e ci troviamo praticamente questa Fortezza Nera, che in realtà è nel mezzo della seconda città più grande dell'Armenia. Costruita dopo la guerra greco-turca del 1828-29, perché il confine comunque con l'impero russo era qua vicino con l'ex impero ottomano. Anche comunque, perché abbiamo percorso praticamente tutto il paese, sì, adesso da nord-est a ovest, quindi siamo al confine. E dall'altra parte ovviamente i nostri cari amici, i soviet, hanno costruito, come a Tbilisi, che la Francesca è andata a vedere in un episodio che vi mettiamo qua nel link, hanno costruito la statua di madre patria Armenia, che è molto grande, ma comunque tutte più piccole della madre patria Chiama, che ho visto, e un giorno vedrà anche Francesca, che si trova a Stalingrado, a Volgograd, di fronte al Volga. Quella è impressionante. Andate a darvi un'occhiata, anche di solo le foto. La madre patria Chiama si chiama. È la statua, è impressionante. Robe veramente da realismo socialista, pazzesco. E questo è l'interno. Non c'era la copertura e l'hanno trasformata in una sottospecie di teatro shakespeariano. Sì, un po'... Sì, dai, stile armeno, un diciamo. Quindi questa era una fortezza russa, ancora dell'impero zarista, ma l'unica la cosa più interessante è che in realtà là dietro, adesso è inutile farvi vedere perché si vedono solo dei tetti di lamiera, c'è la nuova base russa, perché la Russia ha un trattato di
cooperazione e aiuto con l'Armenia, per cui adesso là ci sono, cioè navi trasportate, gli Spetsnaz russi che si occupano anche della sicurezza dell'Armenia, però intervengono veramente un po' a casaccio, ed è la base del peacekeeping che stanno facendo adesso sul corridoio giù verso il Nagorno-Karabakh, anche per lì sarà una storia che vi raccontiamo in un prossimo episodio. Armeni grandi filorussi. Hello. Lime Hotel. Ma qualche voragine nella strada. Ah, Lime Hotel, eccolo qua. Mi fai vedere sta roba? Hai visto? Subito. Hai visto che roba? Oh. Sì, secondo me adesso che ti ho messo l'olio è ancora peggio perché fa ancora più. Hello, hello, come on, come on, come on. Zadnu dono dono. Cioè sto maledetto ce lo siamo portato in giro da ieri? Sì, sono 200 passa chilometri, era nella borsa Mosca. Abbiamo liberato il grillo che dello stesso colore della Mosca si era inserito dentro questa tasca. Ed è venuto con noi per oltre 200 chilometri. Cioè, noi pensavamo fosse nella stanza di ieri, in realtà eravamo noi che ce lo portavamo nella mia borsa laterale da non so quanti chilometri.